Siamo con la professoressa Emilia Grillo. Allora, professoressa, lei ha organizzato questo evento, sì. Musica, matematica, filosofia. Filosofia, in collaborazione con la presidente anche di Vivere con Filosofia, la professoressa Rosanna Bochicchio. E lei è filosofa, io sono matematica e ho sempre amato la musica fin da bambina, che è stata grande sostenitrice nella mia adolescenza soprattutto, ho studiato pianoforte. Poi per altre ragioni ho continuato con l'università matematica e più che altro ho studiato prettamente per insegnare. Ciò che mi sta fondamentalmente al cuore è la formazione dei giovani e soprattutto dare una speranza per un futuro bello, rigoglioso, come meritano i nostri ragazzi. E qual è, se non nel linguaggio della musica, a dare tutto questo? Sono 10 anni che organizzo concerti per docenti, dirigenti scolastici, educatori, il corpo militare, sostenuto anche dalla Guardia di Finanza, al Circolo di Villa Spada, per creare armonia, per creare condivisione di comuni intenti, per cercare di collaborare, che è una parola bellissima, e condividere, due parole che sono i pilastri per una società in armonia con tutti. Non per niente lo slogan della mia associazione, di cui sono presidente, Musica, Rigore e Formazione, è imparare a gareggiare nello stimarci a vicenda. Ognuno di noi è un dono e una risorsa per l'altro. Uniamo questi doni, uniamo queste risorse, uniamoci tutti, perché ciò che di buono c'è nella scuola siamo noi, con le nostre personalità, le nostre problematiche, ma il nostro incontro quotidiano con i ragazzi e i ragazzi con noi. Quindi è nato Armonie di Vita perché la matematica è un linguaggio universale, così anche la musica è un linguaggio universale. La filosofia è il nostro pensiero, è il nostro essere, quindi un'integralità della formazione di un individuo. Cosa possiamo aggiungere? Ho avuto la fortuna di insegnare matematica in una classe del liceo scientifico e del liceo musicale. Sono di ruolo al liceo Farnesina e mi rendo conto che i ragazzi sono ragazzi, sono giovani, sono pieni di entusiasmo. Quindi avere questa sentire più che avere la responsabilità di dargli una prospettiva di speranza è un impegno non indifferente e bisogna stare attenti, i giovani è carta bianca e tutto quello che scriviamo deve avere un significato radicato nel ruolo di responsabilità come formatore e come educatore.